Bene, buongiorno a tutti, rieccoci in diretta su Family Economy People. Stiamo parlando di un argomento molto interessante, quello della transizione energetica, quello della transizione nei confronti della sostenibilità. Stiamo cercando di capire, insieme ad Andrea Baranes, che è il vicepresidente di Banca Etica, grazie Andrea di essere qua con noi quest'oggi. Grazie a voi. Stiamo cercando di capire appunto qual è il ruolo delle istituzioni, sicuramente, qual è e come può fare ogni cittadino a capire, a fare delle scelte consapevoli in questa direzione, ma soprattutto qual è il ruolo delle banche e della finanza. In questo, Andrea, ti volevo fare una domanda in questa terza parte dell'intervista dedicata davvero alle best practice, quindi a delle attività comunque positive delle quali tenere in considerazione in questa cambiamento culturale, in questa transizione energetica verso nei confronti della sostenibilità. La prima domanda che ti faccio è proprio legata, è entrato recentemente in vigore un nuovo regolamento, la SFDR, che è andata ad individuare le caratteristiche che devono avere i fondi comuni investimento per rientrare nei famosi articolo 8 e articolo 9 e quindi essere effettivamente sostenibili. Fra l'altro, so le famose voci di corridoio che inizialmente tante SGR hanno decretato i loro fondi almeno come articolo 8, che è meno stringente dell'articolo 9, ma che queste poi non sono state confermate dalle autorità di vigilanza come propriamente rispettanti le regole previste dall'articolo 8. Ci ricordi l'articolo 8, l'articolo 9, di cosa parlano, quali sono le principali caratteristiche e soprattutto queste innovazioni da un punto di vista normativo, come possono davvero aiutare sia la casa d'investimento, l'asset manager a creare soluzioni di investimento più sostenibili, ma anche il cittadino a fare delle scelte più consapevoli. Guarda, questo primo regolamento è la prima parte, diciamo, di un lungo percorso che ha avviato la Commissione europea, le istituzioni europee negli ultimi anni per definire e inquadrare la finanza sostenibile. Noi come Finanza Etica l'abbiamo salutato molto positivamente, appunto per la necessità di dare definizioni condivise. Oggi di fatto ogni banca, ogni gestore può dirsi io sono sostenibile perché escludo i produttori di penne a sfera, il resto mi va bene tutto, dalle armi al petrolio. Può dirlo perché non esiste una definizione, di sostenibilità e molto spesso i criteri delle singole banche non vengono esplicitati. Ecco, l'Unione Europea ha avviato un percorso molto approfondito, salutato davvero molto favorevolmente, in cui in pratica per ogni attività produttiva, per ogni settore merceologico, è andata a vedere quali sono gli impatti che può avere rispetto ai cambiamenti climatici, al ciclo delle acque, alla biodiversità, al ciclo dei rifiuti, a tutta una serie di parametri, legati alla dimensione ambientale, e costruendo in questo modo una tabella, quella che è, la famosa tassonomia delle attività che possono essere considerate sostenibili o meno. In base a questa tassonomia, i gestori che vogliono offrire un prodotto di finanza sostenibile devono dimostrare che investono unicamente, in titoli, in imprese, in aziende che rispettano, che rientrano in questa, tassonomia green. E in particolare sono possibili, come ricordavi, l'articolo 8, che è meno vincolante, diciamo, le aziende che integrano criteri ambientali e di sostenibilità, e l'articolo 9, sto semplificando, insomma, l'articolo 9, quelli che sono più dedicate e quindi che dovrebbero essere esclusivamente con impatti ambientali e sociali positivi. Quindi diciamo all'avvio un percorso molto interessante. Nello stesso momento c'erano delle critiche, dei limiti abbastanza evidenti. Beh, primo tra tutti la sostenibilità non è solo ambientale, per quanto siamo assolutamente d'accordo che è tanto urgente quanto necessario agire sui cambiamenti climatici. Difficile parlare di sostenibilità se non si includono i criteri sociali, i criteri di governance. Parlando di finanza, non si può parlare di sostenibilità senza affrontare il tema della speculazione, senza affrontare il tema dell'instabilità, delle crisi finanziarie. Insomma, con una battuta, si potrebbe dire: se guardo solo all'ambiente, la bolla dei subprime e la Lehman Brothers sono esempi di finanza sostenibile perché di fatto non c'era un impatto ambientale. Diciamo, come primo passo partire dall'ambiente, benissimo, perché è urgente, perché c'è più consenso politico, però ecco, un primo passo di un lungo viaggio. Purtroppo quello che abbiamo visto poi negli ultimi mesi, diciamo, sono intervenuti abbastanza a gamba tesa alcuni governi, alcune lobby, per cercare di allargare i paletti e iniziare a dire: ma il gas in un'ottica di transizione potrebbe essere sostenibile, il nucleare in un'ottica di transizione, ecco. Considerarli sostenibili, abbiamo una definizione di sostenibilità in Europa, la usiamo da 40 anni, è quella del Brundtland Report, che dice usare delle risorse senza compromettere la possibilità
che le future generazioni possano utilizzarle. Ora, se guardiamo al nucleare, no, per un momento trascuriamo il problema delle scorie, trascuriamo il problema della sicurezza, ma l'uranio non è sostenibile. Se lo utilizzo oggi nelle centrali, non è a disposizione delle future generazioni. È proprio la definizione stessa che troviamo sul sito dell'Unione Europea ci dice che oggi il nucleare non è sostenibile. Quindi questi tentativi di allargare i paletti rischiano di inficiare l'intero processo, purtroppo. Eh sì, e purtroppo è sempre così, c'è sempre chi comunque è ancorato al passato. C'è un proverbio cinese che mi piace molto, è che quando soffia il vento del cambiamento c'è chi alza muri e chi invece costruisce mulini a vento. Penso che questo sia un momento storico, probabilmente anche velocizzato dal processo di pandemia che abbiamo vissuto, siamo stati costretti a vivere in questi ultimi 2 anni, davvero nel quale bisognerebbe fare il passaggio dal muro alla costruzione di mulino a vento, e questo anche nell'ambito finanziario. Quanto dicevi tu all'inizio questa risposta è giustissimo. Spesso ci sono stati investimenti che si sono autodichiarati green perché nell'ambito dell'esclusione, e quindi il concetto tu facevi delle penne a sfera, se escludo quelle ma poi nella realtà investo anche in armi e tutto il resto, allora mi autoreputo green. La domanda che ti faccio è: voi come banca etica, e quindi con questa grande sensibilità nei confronti della sostenibilità, non solo legata al pianeta ma anche social, quali sono i criteri, le logiche, le analisi che fate nella scelta e nell'individuazione delle aziende all'interno del quale andare a investire le disponibilità economiche dei vostri clienti? Guarda, noi abbiamo tutta una serie di criteri, sia di esclusione sia di inclusione. Intanto il gruppo Banca Etica è costituito dalla banca, che quindi raccoglie risparmi e eroga crediti, e da Etica SGR, una SGR che quindi investe sui mercati finanziari. Però entrambe hanno criteri analoghi, che sono di totale esclusione di alcuni settori, dal settore degli armamenti totale, dalla produzione alla commercializzazione, al trasporto, allo stoccaggio, non vogliamo nulla a che vedere col settore degli armamenti, così come il settore nucleare, ovviamente quello militare, ma anche il nucleare civile, così come i combustibili fossili, qualunque azienda coinvolta con carbone o petrolio o quant'altro. Più in generale c'è un'analisi sociale, ambientale, di quello che chiamiamo una valutazione di impatto per la banca di ogni credito erogato e per la SGR di ogni azienda o di ogni Stato. Per gli Stati anche si fa vedere quanto spendono in armi rispetto a quanto spendono per welfare, scuole, asili, se hanno abolito la pena di morte, se hanno ratificato le convenzioni internazionali sulla biodiversità o sulla tutela degli animali e quant'altro. Insomma, sono tutta una serie di criteri, sia di esclusione di alcuni settori sia di inclusione. Come ricordavo, più che altro la parola d'ordine fondamentale, che noi crediamo sia quella centrale per la finanza etica, è trasparenza. Banca Etica è oggi, verrebbe da dire purtroppo, l'unica banca in Italia che pubblica sul proprio sito tutti i crediti erogati da quando è nata. Io spesso, quando vado a parlare di Banca Etica, con una battuta dico: se un conoscente vi dicesse prestami 100 euro me li gioco alle corse dei cavalli, se vinco te li ridò, se no amici come prima, immagino nessuno glieli darebbe, perché quando vado in banca o li affido a un gestore finanziario come se non fossero più soldi miei, non mi domando che fine fanno. Ecco, andando sul sito di Banca Etica uno può vedere euro per euro, da quando è nata la banca ad oggi, tutti i soldi che sono stati prestati, dove sono andati, per che motivo, a che soggetto e con quali finalità. Quindi non solo completa trasparenza per noi, ma credo anche uno stimolo, una sfida al mondo bancario, che troppo spesso si nasconde dietro il famigerato segreto bancario. Ecco, noi mostriamo che se non c'è nulla da nascondere non devi nascondere nulla. Diamo la possibilità al cliente, al risparmiatore, di farsi un'idea: se affido i miei soldi a Banca Etica, i miei soldi andranno qui e posso verificarlo. Questo con molti altri criteri anche di partecipazione dal basso. Banca Etica è una banca in forma cooperativa, una banca popolare in forma cooperativa, che oggi è di proprietà di oltre 46.000 soci, quindi anche col principio una testa un voto, non è chi ha più soldi pesa di più in banca, ma tutti contano lo stesso in assemblea o nei momenti di partecipazione. Quindi insomma è una banca tradizionale, nel senso che eroghiamo tutti i servizi che fanno le banche normali, internet banking, carte di credito eccetera, ma ci sono alcune peculiarità che ci rendono unici, in alcuni casi appunto purtroppo ancora unici nel panorama bancario italiano. E di fatto come dovrebbero essere, però effettivamente la finanza non ha portato in questi anni, a partire dalla teoria di Milton Friedman negli anni 70, nella direzione corretta, ma fortunatamente si stanno mettendo in discussione. C'è un altro passaggio, Andrea, di cui ti voglio chiedere una tua considerazione, perché nel momento in cui mi parlavi
della bontà anche di fare un prestito che tenga in considerazione quelle che poi possono fare, e quindi degli investimenti, prestare alle aziende dei soldi che tengono in considerazione il tema della sostenibilità, mi è venuto a pensare come la finanza sostenibile possa essere davvero, se fatta bene, utile anche al rilancio dell'economia reale. Qual è il rapporto fra la sostenibilità e l'economia reale, e come davvero il tema della transizione energetica può essere uno di questi, ma non solo, potrebbe davvero, se fatto bene, aiutare il rilancio dell'economia territoriale, del dare davvero un lustro non a quelle piccole aziende di proprietà di pochi che creano le centrali nucleari, ma a sovvenzionare quella che è il concetto di economia circolare? Guarda, è fondamentale dove vengono allocati, insomma, la famosa definizione, apriamo un libro di finanza, lo scopo della finanza è l'allocazione ottimale delle risorse nel sistema economico. Ecco, capiamoci cosa intendiamo per ottimale. Come ricordavi, c'è una corrente di pensiero secondo cui ottimale è unicamente produrre il massimo profitto per l'azionista nel minor tempo possibile. Ecco, noi diciamo lo slogan su cui è nata Banca Etica è l'interesse più alto è quello di tutti. Quindi per noi ottimale significa guardare all'insieme della società, i nostri prestiti, i nostri investimenti, che ricadute hanno per l'insieme della società. E siamo convinti che questo poi vada anche nell'interesse del cliente, anche del risparmiatore, da un punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale, ma anche da un punto di vista economico e finanziario. E fino ad oggi, in oltre 20 anni di vita della banca, della SGR, abbiamo avuto sempre degli ottimi risultati anche dal punto di vista economico e finanziario. Quindi operare anche e credere in aziende che si comportano bene dal punto di vista ambientale, sociale, di governance, che hanno un'ottica di lungo periodo nei propri investimenti o di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi che credono nell'insieme della società, si dimostra premiante anche da un punto di vista economico e finanziario. Diciamo, gli inglesi parlano del passaggio dallo shareholder allo stakeholder, quindi shareholder, l'azienda che guarda unicamente ai propri azionisti con l'unico obiettivo di staccare il dividendo più alto per i propri azionisti, invece lo stakeholder sono, come viene tradotto in italiano, l'insieme dei portatori di interesse, quindi guardare l'attività economica che ricadute ha. Banca Etica, anche qui mi viene a dire purtroppo l'unica in Italia, ogni richiesta di finanziamento che arriva a Banca Etica segue una doppia istruttoria, cioè la normale istruttoria economica e c'è una valutazione d'impatto, ovvero andare a vedere che ricadute ha il prestito dal punto di vista anche non economico. Cosa produrrà dal punto di vista ambientale, sociale, sui diritti dei lavoratori, come si comporta chi lo chiede, per vedere che rispetta quelli che sono i principi alla base della mission e dei valori di Banca Etica. Anche questa doppia istruttoria ci consente quello che ricordavi prima, una migliore conoscenza sul territorio delle realtà finanziarie, quindi un legame più diretto. Ma se torniamo all'etimologia, la parola fido bancario viene da fiducia, quindi conoscersi chi presta i soldi, chi mette i soldi, chi decide l'istruttoria, si crea un legame sul territorio e si rafforzano anche dei legami sociali. Anche questo è impatto sociale, la finanza fatta bene dovrebbe e potrebbe operare anche in questa direzione. Verissimo, io penso che la finanza, inteso nell'aspetto bello di questo termine, abbia davvero oggi la possibilità di rappresentare e tirar fuori quello che è un ruolo chiave e di rilancio dell'economia territoriale, proprio seguendo la sostenibilità. Io, Andrea, ti ringrazio tanto per le tue parole, mi auguro siano fonte di ispirazione non solo per i risparmiatori e gli investitori che stanno seguendo, ma anche per quelle persone che comunque oggi sono all'interno dei grandi gruppi bancari, dei grandi gruppi di asset manager, che capiscano effettivamente quanto è in loro potere proprio per cambiare e portare il mondo ad avere altri valori molto più importanti e lungimiranti per tutti noi. Grazie mille, Andrea, per le belle parole di queste 3 interviste e mi auguro di rivederci presto. Grazie a voi e alla prossima. Per vedere tutte le puntate di Family Economy, seguici sui nostri canali social, alla pagina Facebook ed Instagram Family Economy, sul nostro canale YouTube e sul sito Professione Finanza e su familyeconomy.it.